c'è la responsabilità eventualmente della domanda politica, cioè dell'elettore. È vero che in democrazia una testa un voto, tuttavia l'elettore poco informato o disinformato ha lo stesso diritto degli altri, come in questa aula, di poter dire la sua, e probabilmente la democrazia ha dato il massimo da questo punto di vista. E forse è il caso magari anche di rivedere un po' questo meccanismo. I liberali lo dicevano, perché i liberali erano preoccupati di una massificazione della democrazia, perché probabilmente dal punto di vista della qualità poteva creare dei problemi. Volevo chiedere una cosa a Franco: quando dici della politicizzazione delle divisioni, intendi dire che queste divisioni si possono ridurre ad un momento prepolitico, quindi ad un dibattito assembleare, sociale? Che non si prestano o non sono sfruttate ai fini dell'acquisizione di sostegno politico. Ok, va. Per esempio, negli Stati Uniti, certo, adesso. Ma anche io, Paolo, se ti dico che siamo molto simile, perché siamo alla fine. Allora, mi sembra che si possa dire, difficilmente si può negare, che gran parte dei problemi del malessere, del disagio della nostra democrazia, che peraltro, ripeto, è solo un caso e un fenomeno più generale di malessere e disagio delle democrazie sviluppate, è dovuto da noi a una debolezza ancora maggiore dei nostri partiti. Se voglio vedere una differenza, è questo l'elemento aggravante, perché dappertutto ci sono problemi e di effettività e di legittimità, ovvero di rappresentatività e di governabilità, un po' dappertutto. Però qui è accentuato dal fatto che la crisi dei partiti italiani è ancora maggiore, perché giustamente i partiti cosa fanno? Una funzione assolutamente fondamentale è quella di essere riduttori di complessità. Nella società ci sono sempre le fratture, ci sono le divisioni, gli interessi in contrasto, eccetera. E i partiti devono ridurre la complessità. Se hanno una forte legittimazione, ci riescono, perché dicono alcuni gruppi di interesse: state zitti, che questa volta le priorità sono altre. I nostri partiti non sono in grado di farlo assolutamente. E quindi, meno male che non c'è la possibilità, che qualche volta c'è il voto di fiducia, anche se è un'anomalia, perché altrimenti il governo non prenderebbe più nessuna decisione. Quando parli con un collega straniero, gli dici: hanno presentato più di 3.000 emendamenti alla legge di stabilità, si mettono a ridere, poi dici: ne hanno accolte i tre quarti addirittura. E è vero che il rischio maggiore della legge di stabilità, che è sicuramente bruttina e che diventi ancora più brutta per il solito assalto alla diligenza dei vari gruppi, quindi il problema è la debolezza dei partiti. Allora, come facciamo a stare in piedi? Non sono catastrofista, la possibilità è quella di dire: la crisi speriamo che raggiunga un livello di intensità tale da costringere a una risposta qualsivoglia. No, io non sono catastrofista, perché ritengo che le crisi possono durare. Non è affatto vero che una crisi più intensa e più profonda si risolve, mette in moto meccanismi di reazione. No, possono durare nel tempo e quindi va ancora peggio. Allora, da dove viene un certo ottimismo? Modesto. Tanto dal fatto che non dico che è zero, dico modesto, ma soprattutto dal fatto che la speranza vera del nostro paese è di accelerare il processo di integrazione politica europea, che ha un sacco di difetti, ma comunque funziona un pochino meglio, potrebbe funzionare un pochino meglio del nostro, di quello che avviene nel nostro paese. Io non ritengo che il nostro paese sia, il nostro sistema politico sia veramente riformabile in modo davvero profondo e duraturo. Quindi questa è la speranza. Già adesso, contrariamente al mio amico Wolfgang Streeck, che si lamenta perché il governo tedesco perde sovranità a vantaggio delle tecnocrazie di Bruxelles e delle istituzioni comunitarie, nel caso italiano dico: meno male, perché almeno certe decisioni ci sono imposte. Vabbè, non posso non condividere, ma almeno sono imposte. La politica estera tanto la fa la NATO, il governo cosa fa esattamente? La politica estera la fa la NATO, la politica economica, monetaria, eccetera, in gran parte la fanno a livello sovranazionale. Tutta una parte di policy sono state decentrate, perché la politica sanitaria sono le regioni di fatto, eccetera. Quindi il governo centrale può essere anche un governo abbastanza debole come questo, senza che succedano sfracelli.
e la speranza è che davvero, io in questo sono federalista, ma non a senso parziale, dimezzato come la Lega, che usa il federalismo interno per essere contro il federalismo europeo. Io voglio il federalismo europeo, l'unione federale in Europa e il federalismo interno, cioè più poteri decentrati, perché il livello del governo nazionale non è emendabile, cioè si potranno fare dei miglioramenti ma non andiamo molto lontano. Questa è l'unica cosa, per cui adesso, tra l'altro, io appunto, io ormai ho deciso di occuparmi meno della politica nazionale, mi occupo il più possibile della politica europea, siccome l'anno prossimo sarà cruciale, spero almeno di contrastare tutti questi movimenti e partiti che ormai stanno diventando molto forti e sono euroscettici, oppongono l'Europa, sono contro l'euro, sono tutte, contro tutte queste cose, usando tra l'altro una retorica populista purtroppo piuttosto efficace. Questo è perché io non vedo una soluzione nazionale. Per carità, se dovessimo tornare indietro a una situazione in cui il governo nazionale ha molti più poteri, la situazione sarebbe peggiore. Sì, tre osservazioni. Allora, la prima, rispetto a quanto diceva prima Battega Zorra, è sulla politicizzazione e frattura. Io sono convinto che lì ci sia da fare un'indagine seria, è vero. Cioè, quando dicevo che ci sono paesi dove c'è, come dire, frammentazione e ci sono valori eterogenei, però c'è un comportamento di leadership diverso, pensavo proprio questo. Dopodiché la sensazione che ho è che, come dire, c'è una strategia di rent seeking volta alla sopravvivenza nell'alimentare quelle cose lì. E questa cosa, secondo me, rinvia, cioè poi bisogna chiedersi perché lo fanno. C'è l'elemento sicuramente che è un dato più di livello istituzionale, che diceva Alberto sulla fragilità dei partiti, è verissimo, ma anche soltanto rispetto al contesto europeo. Ci sono paesi dove i partiti sono meno martellati che in Italia, e funzionano un pochino meglio, perché comunque fanno gatekeeping, cioè riescono a fare da filtri selettivi. Poi c'è, secondo me, un problema di fondo che è molto al centro della riflessione degli storici contemporaneisti, secondo me dovremmo farne un po' anche noi di riflessione in tal senso, nel senso che noi studiamo meno rispetto a altri un tema che peraltro fa parte della tradizione della scienza politica italiana, la questione delle elite e delle classi dirigenti. Cioè quello è un tema centrale, perché se tu hai una classe politica che invece di attenuare le fratture, negoziarle per cercare di portare avanti il paese, specie quando la sfida esterna è alta e quindi i rischi sono forti, invece di fare questo hai una classe politica che si mette a gettare benzina sul fuoco delle fratture, vuol dire che c'è un problema di fondo. Cioè, qual è la caratteristica, la cifra che caratterizza l'elite e la classe dirigente di questo paese, di cui la politica è soltanto parte? Perché poi i partiti selezionano la parte di leadership e di elite politica, però se garbage in, garbage out, non è che... Quindi c'è un problema, secondo me, di fondo di questo tipo. Sulla questione che diceva Giacomini, secondo me però lì, se vogliamo evitare di mettere insieme tutto, perché c'erano molte considerazioni nella cosa che dicevi, dobbiamo cercare di fare delle distinzioni tra situazione contingenza e situazione strutturale. Cioè il governo debole oggi è il governo, è debole per una situazione contingente, è debole perché è quello delle larghe intese, è debole perché si è andati al voto e il voto non ha prodotto decisione, non ha prodotto governo, è debole perché già la legislatura precedente è finita con un elemento di debolezza, perché è saltato un governo che era figlio di una legittimazione politica e c'è stato il governo. Tutti i governi della scuola, quindi ci sono stati governi appunto molto efficaci. Sì, però questo ultimo è debole in questo senso, questo è un dato contingente. Poi c'è una debolezza strutturale. Però dobbiamo tenerli distinti i due livelli, perché noi abbiamo tutti e due i problemi, però, come dire, la debolezza contingente secondo me non è soltanto figlia della debolezza strutturale. Cioè la debolezza strutturale è la necessità di una riforma che si fatica a fare della forma di governo e soprattutto il rafforzamento dell'esecutivo in un paese dove, privilegiandosi i veti, quello che accade è che si ha paura di dare più potere all'esecutivo. Quindi questo è un problema reale. Però c'è anche l'elemento contingente, che non è soltanto figlio però di questa vicenda. Dopodiché però direi in aggiunta, e su questo mi collego e chiudo, quello che diceva prima Alberto Martinelli,
Non è che una situazione migliore sarebbe quella dove il Parlamento ha più potere, perché lui diceva i 3.000 emendamenti mediamente sulle leggi di stabilità, io dico i 2.000 solo sul provvedimento delle liberalizzazioni del governo Monti dell'anno scorso. Lo hanno ucciso in Parlamento, cioè l'hanno disossato, letteralmente disossato. E allora, come dire, anche qui il dato strutturale ci direbbe che noi abbiamo la difficoltà che diceva prima Martinelli, che in parte ho richiamato anch'io, che è quella del gatekeeping, cioè noi abbiamo la difficoltà di corpi intermedi, siano esse la parte che riguarda la struttura della rappresentanza degli interessi organizzati, sia essa quella della rappresentanza democratica, i partiti, che fanno riduzione di complessità. Questo è un problema reale, cioè questo è un problema strutturale di fondo. E quindi io cercherei di distinguere tra contingente e strutturale, perché è lì, sullo strutturale, che abbiamo problemi di questo tipo e che dobbiamo cercare di capire come affrontare. Un'ultima osservazione. Cosa tiene insieme questo sistema? Io in questi giorni sto rileggendo per cose che sto scrivendo Easton l'analisi della politica, che è fantastico quando dice: beh, ma i sistemi sono capaci di autoriprodursi. Certo. Cioè non è mica detto che entrano in crisi e implodono e saltano. Quindi se a questo aggiungiamo un concetto che è più della teoria sociologica, che è quello di Luhmann, di autopoiesi, noi siamo in una forma particolare probabilmente di autopoiesi. Per cui, nonostante la gravità della situazione, nonostante anche le sfide esterne, perché di solito la dinamica con l'ambiente è quella che più aiuta, costretto, probabilmente noi abbiamo trovato delle forme di adattamento che, come dire, se dovessi usare un linguaggio evoluzionistico, direi ci consentono di stare in una nicchia. È una nicchia che non è bella, non è il massimo, non funziona bene, ma noi siamo probabilmente in una nicchia, cioè ci sono degli elementi che contribuiscono a dare stabilità a un sistema che di per sé sarebbe instabile dal punto di vista della capacità di produrre decisioni e ridurre la complessità ambientale. Noi siamo probabilmente in quel modello, e questo potrebbe essere un interessante spunto per un'analisi successiva, ovviamente rivalutando un po' quella tradizione sistemica che un po' la politologia italiana ultimamente ha accantonato. Grazie anche a te, Luciano. Grazie mille. Grazie. Mi sa che i miei studenti probabilmente sono andati a qualche lezione.